Lascio la porta aperta perché c'è il clima e sto morendo di caldo. Allora, mi sono appena fatto la doccia perché sono andato in giro in bici, ho fatto 10 ore di bici, veramente assurdo. Comunque, la questione sono le sfide, quindi partiamo. Ragazzi, qui da Kimi adesso su un nuovo video. Allora, questo video, raga, sarà un video informazione. Perché, raga, allora mi state sfracassando i coglioni. No, scherzo. Allora, sotto i miei video, Instagram, YouTube, nei commenti, insomma, dappertutto, mi state dicendo: ma le sfide, ma le sfide, ma le sfide, ma le sfide, le riporterai sul canale quando ritornano le sfide. Ma perché non fai più le sfide? Oddio, cosa è successo? Voglio le sfide. Oddio, voglio le sfide. Le sfide, le sfide. C'è stato perfino uno che mi ha detto: senza le sfide il tuo canale fa schifo. Zio, disiscriviti, non è che posso. Un attimo, sai com'è? Mi hanno tolto 8.000 iscritti da un giorno all'altro. Un attimo di pazienza, che cazzo. Mi hanno chiuso il canale, raga, perché mi hanno segnalato dei video. Sì, ma quale video? Mi hanno segnalato tre video delle sfide. Io qua ci penso un attimo prima di portare le sfide su questo canale. Perché se mi dovessero chiudere anche questo, Dio scende, ok? Quindi, raga, la risposta è: riporti le sfide. Ah, perfino c'è. Ah, raga, mi sta dicendo anche di portare le sfide su Instagram. Ma secondo voi porto le sfide su Instagram? Che fa schifo, cazzo. Guardarsi le sfide su Instagram con quel schermetto là. Perché adesso c'è l'opzione TV di Instagram. E a me fa cagare. Cioè, non posso. Cioè, non so neanche se posso editare dopo metterle. Su Instagram, non lo so, non so neanche perché Instagram quando fai video normali da mettere sul proprio profilo dura un minuto e non so quanto dura nella TV, sicuramente più di un minuto, più di 5 minuti, ma magari dura 9 minuti, magari dura 6 minuti, io non so, cioè non so niente di Instagram TV, cioè anche perché non lo uso, non me ne frega un cazzo, quindi no, su Instagram no. Anche se durasse 20.000 di minuti, non le porto su Instagram, raga, perché poi uno non le guarderebbe nessuno, poi non ha senso. Cioè, non mi piace, ecco, non mi piace e basta. Quindi, questione sfide, raga, le riporterai sul canale, raga, ci sto ancora pensando. Perché uno, se riporto le sfide, non potrò essere più in mutande. Non potrò neanche far vedere la canottiera, che sennò per YouTube sembra il reggiseno. Ah, tra l'altro. Proprio esempi del cazzo anch'io faccio perché mi hanno chiuso il canale con l'ultimo video che mi hanno segnalato il video delle sfide dell'episodio numero 13, quindi 2 anni fa. Mi hanno chiuso il canale appunto per l'ultima segnalazione, che era il video delle sfide di 2 anni fa, l'episodio numero 13, dove sono andato fuori il reggiseno. Quindi proprio esempi del cazzo faccio. Ah, comunque non era reggiseno, era una canottiera, era tanto per fare un esempio. Quindi, raga, riporterò le sfide? Non lo so, non lo so. Ci sto ancora pensando, raga. Magari dopo questo video chiudo la telecamera e ci penso, ok, le porto. Magari passa un'altra settimana, magari passano 2 giorni che dico sì o no. E insomma, può passare un lasso di tempo, non più di un mese, però non può passare più di un mese perché dovrò darvi una risposta. La risposta ve la darò su Instagram e quindi state aggiornati su Instagram, il nome è questo, anche in descrizione trovate tutto e mi sembra di registrare le sfide perché con questa inquadratura registro solo le sfide. Raga, mi hanno tolto tutto da un giorno all'altro, ci devo pensare. Bella.